Più di 7.000 migranti soccorsi in 40 operazioni nel canale di Sicilia nelle ultime 24 ore. Si tratta del numero più alto registrato negli ultimi anni. Domani a Palermo, attesi in 1.200, già in funzione la macchina dell'accoglienza. C'è anche l'ex del Palermo, Francesco Modesto, tra le 14 persone arrestate dai carabinieri in Calabria, accusate di far parte di una cosca dedita ad estorsioni e minacce. Il calciatore, che ha militato in A e in B, era attualmente senza contratto. Il Comune di Palermo presenta i progetti di riqualificazione di alcune aree di periferia attraverso il bando del Governo nazionale. Intanto, residenti e commercianti di Via Mari e di Via Crispi propongono modifiche in vista dell'avvio dei nuovi cantieri. Accordo tra l'assessorato regionale all'agricoltura, la Caronte Tourist e la Liberty Line. Alcuni dei prodotti tipici della tradizione gastronomica siciliana viaggeranno sulle navi che coprono le rotte con la Calabria e con le isole minori. Il tabloid inglese The Sun documenta con una foto l'ultima cena di Mario Balotelli a Manchester e ne dà per certo l'arrivo al Palermo. Il presidente Zamperini intanto raggiunge Milano per il calciomercato. Fagiano replica a Frank Cascio. Buongiorno, benvenuti al TG Med. Questi sono i titoli principali. Come avete visto e sentito, di nuovo piena emergenza. Soltanto nella giornata di ieri 7.000 migranti sono stati tratti in salvo in 40 operazioni nel canale di Sicilia e la città di Palermo si prepara domani ad accoglierne 1.200. Arriveranno in mattinata, è già in moto la macchina dell'accoglienza. Di tutto questo e di tanto altro parleremo tra un attimo. XL, l'approfondimento sportivo in radiovisione su Radio Med e TRM, canale 13 del digitale terrestre. Con Luca Tutone e Alessandro Amato, tutti i lunedì alle 13.45. XL. Qualunque sia il tuo progetto, affidati a veri professionisti. Tecnoinfissi. A Ficarazzi, in via Carducci 3. Telefono 091 49 57 94. Visita il nostro sito www.tecnoinfissi.srl.com. Tecnoinfissi. Realizza grandi e piccoli sogni. La tua pubblicità su TRM 13, Med 1, Med 2, Radio Med. E allora, come dicevamo, è di circa 7.000 il numero dei migranti soccorsi ieri nel canale di Sicilia in 40 operazioni coordinate dalla Guardia Costiera. Si tratta di uno dei numeri più alti di persone recuperate in un solo giorno. Negli ultimi 4 giorni sono state circa 10.000 le persone prese a bordo delle navi che presidiano il tratto di mare tra la Libia e l'Italia. Ai soccorsi hanno partecipato navi della Marina Militare, della Guardia Costiera e di organizzazioni non governative, oltre ad unità straniere inquadrate nei dispositivi Frontex ed EUNAV4MED. Intanto 300 migranti, tra loro 38 donne e 68 minori, sono sbarcati la scorsa notte a Porto Empedocle. Quasi la metà, 133 persone, sono affette da scabbia. I migranti sono stati salvati dalla nave civile inglese Fast Sentinel ed erano stati inizialmente condotti a Pozzallo, dove però non c'era posto. Si è così deciso il trasferimento con 4 motovedette della Guardia Costiera a Porto Empedocle. I migranti provengono da Eritrea, Mali, Costa d'Avorio e Guinea. E come dicevamo, domani a Palermo è previsto l'arrivo in porto al molo Puntone di 1.273 migranti soccorsi nelle ultime operazioni di salvataggio nel canale di Sicilia. Mentre ieri sera un migrante con una ferita di arma da fuoco è stato trasferito da Lampedusa al pronto soccorso dell'ospedale civico di Palermo. E 2 gemelli di appena 2 giorni sono stati condotti in elisoccorso, nell'elisoccorso del 118, sempre da Lampedusa al capoluogo siciliano,
Emiliano, dove sono stati ricoverati nell'unità neonatale dell'ospedale Cervello. Hanno problemi respiratori e sintomi di disidratazione. La madre, che ha viaggiato con loro in elicottero, è invece ricoverata nel reparto di ostetricia. Le condizioni dei piccoli dopo le prime cure sono in ogni caso buone. Come dicevamo, a Palermo è già in piena fase organizzativa la macchina dell'accoglienza per questo arrivo. Dovrebbe trattarsi dell'arrivo più consistente di migranti nel capoluogo siciliano previsto per domani mattina. C'è anche l'ex calciatore rosanero Francesco Modesto tra le 14 persone arrestate dai carabinieri del ROS di Cosenza con l'accusa di far parte di una organizzazione dedita ad usura ed estorsioni aggravate dalle finalità mafiose. Al centro delle indagini un gruppo considerato una frangia delle cosche Cicero Lanzino e Rango Zingari egemoni su Cosenza. Cosche che, utilizzando i capitali dell''Ndrangheta, davano prestiti a tassi del 30% mensile. Francesco Modesto, originario di Crotone, attualmente senza contratto, ha giocato in Serie A e in Serie B nelle fila di Palermo, Regina, Genoa, Bologna, Parma, Cosenza e Crotone. Grave incidente stradale a Ficarazzi, alle porte di Palermo, poco prima dell'alba. Un giovane di 25 anni che viaggiava su un ciclomotore, Paolo Duca, si è schiantato frontalmente con un'auto che sopraggiungeva in direzione opposta, in via San Martino. Nonostante indossasse il casco, è morto sul colpo. L'impatto è stato molto violento e il giovane è finito contro un'auto posteggiata, illeso il conducente dell'altra vettura coinvolta. E intanto è morto uno degli 8 feriti rimasti coinvolti in un incidente stradale nel pomeriggio di ieri lungo la strada provinciale Trapani-San Vitolo Capo. La vittima si chiamava Pietro Coppola, aveva 33 anni ed era originario di Valderice. La moglie, una giovane donna, lotta ancora per la vita. 3 le auto coinvolte in questo incidente. Torniamo a parlare di politica. Lo avevamo anticipato, reazioni tiepide da parte dei vertici del Partito Democratico regionale. Reazioni negative senza appello da parte delle opposizioni sono quelle incassate dal presidente della regione Rosario Crocetta, che ieri a Catania, a margine degli appuntamenti della festa nazionale dell'unità, ha ribadito la propria intenzione di ricandidarsi nell'autunno prossimo per Palazzo d'Orléans. Mi candiderò e saranno i cittadini a decidere, dice Crocetta. Chi viene eletto ha passato una verifica democratica e quindi saranno i cittadini che dovranno stabilire se un'esperienza è da bocciare oppure da promuovere. Io ho vinto le elezioni 4 anni fa sulla base di una proposta politica chiara e alternativa e questa sarà ancora la mia proposta. Non è il momento di parlare di candidature, ha tagliato corto il segretario regionale del PD Fausto Raciti. Adesso andiamo subito sul sito di Live Sicilia, una vicenda raccontata con un chiaro articolo del collega Riccardo Loverso. Sono liberi nonostante vengano accusati di avere importato cocaina in Sicilia dalla Colombia e nonostante esista per loro, secondo l'accusa, il pericolo di fuga, il pericolo di inquinamento delle prove e di reiterazione del reato. Questi indagati rischiano fino a 30 anni di carcere. I PM di Palermo hanno chiesto di arrestarne 20 persone, ma il giudice per le indagini preliminari, Gian Gaspare Camerini, ha deciso di applicare, e soltanto ad alcuni di loro, l'obbligo di dimora e di presentazione in caserma. Niente carcere dunque, perché secondo il giudice non c'è l'attualità del reato. È una decisione che sta facendo discutere, contro la quale la Procura di Palermo ha già fatto ricorso al Tribunale del Riesame. Il GIP ha disposto soltanto l'obbligo di firma oppure l'obbligo di dimora anche nei confronti del trapanese Salvatore Crimi e del palermitano ma residente a Salemi Giuseppe Palermo e nei confronti di Matteo Anselmo, Giuseppe Baldo Benenati, Gianni Ingraldi, Giovanni Pipitone, Emanuele Saglimbene, Michele e Gaetano Grigoli. Sono tutti accusati di narcotraffico. Vedremo ovviamente se ci saranno iniziative relativamente alla decisione del giudice. Cambiamo argomento e parliamo dei diversi cantieri che stanno per aprire a Palermo. Lo faranno nei primi giorni del mese di settembre, la cosiddetta fase B dei lavori per la realizzazione dell'anello ferroviario nel cantiere Amari Crispi.
Adesso i residenti e i commercianti della zona chiedono modifiche al piano e definiscono una petizione inviata al sindaco di Palermo, Leo Luca Orlando. Insomma, chiedono di poter dire la loro. Sentiamo. In questi giorni il sindaco di Palermo, Leo Luca Orlando, ha ricevuto una petizione firmata da un centinaio tra residenti, commercianti e professionisti dell'area del cantiere di Via Crispi a Mari. I firmatari hanno chiesto il cambio di carreggiata non con varco provvisorio all'altezza di Via Principe di Belmonte, lato mare, ma sempre in Via Crispi, in corrispondenza di Via Americo a Mari, all'altezza del semaforo spartitraffico, consentendo per gli estensori della petizione una migliore pedonabilità, un miglioramento del traffico veicolare e una migliore permeabilità tra le aree cantierizzate, il tessuto urbano limitrofo. Niente più percorsi pedonali tortuosi e labirintici. Questa è la richiesta dei commercianti e dei residenti che arriva proprio in previsione della cosiddetta fase B dei lavori per la realizzazione dell'anello ferroviario. Nel frattempo, in via Sicilia, in previsione della ridiscussione della fase B tra comune e Tecnis, i residenti e i commercianti della zona di Viale Lazio hanno chiesto al sindaco di avere un posto al tavolo tecnico durante la discussione per dire la loro dopo un'estate difficile in quella zona. E intanto parte il progetto per la riqualificazione di alcune aree delle periferie della zona nord di Palermo. Il comune partecipa infatti al bando nazionale, ma servirà anche la partecipazione per una quota dei privati. Vediamo. Il progetto si chiama RUIS e indica le strategie di riqualificazione urbana per le infrastrutture e la sicurezza di Palermo. Il Comune infatti partecipa al bando nazionale per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia. Questo progetto è finalizzato alla riqualificazione e alla sicurezza delle aree periferiche individuate nelle zone di San Filippo Neri, Zen, Marinella, Sferracavallo e Partanna. Verranno realizzati interventi per rigenerare le aree urbane degradate attraverso la promozione di piani di miglioramento della qualità del decoro urbano, della manutenzione, del riuso e della rifunzionalizzazione, si dice proprio così, delle aree pubbliche e delle strutture edilizie esistenti, oltre che per la sicurezza urbana. La città di Palermo ha risposto al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del maggio di quest'anno, dicono il sindaco Orlando e l'assessore Arcuri, presentando nei termini previsti, e cioè entro il 30 di agosto, una serie di interventi specifici che servono a realizzare quella riqualificazione urbana e quelle condizioni di sicurezza che sono indispensabili per migliorare la qualità della vita della nostra città. Abbiamo dedicato gli interventi alla zona nord di Palermo, continuano il primo cittadino e l'assessore, essendo la zona sud già oggetto di interventi finanziati dal PON Metro. Il piano economico del progetto ammonta a 118 milioni di euro. La quota di cofinanziamento pubblico è pari ad oltre 86 milioni, mentre la quota da finanziare con il concorso dei privati, ed è questa la vera scommessa, è di 13 milioni e 830 mila euro. Faccio un esempio per tutti: Marinella così come lo Zen, Sferracavallo così come Mondello, tanto per quanto riguarda gli spazi verdi quanto per quanto riguarda la riqualificazione degli immobili anche dei proprietari ACP che insistono su questo territorio, sono tutti interventi che servono a migliorare la qualità della vita della nostra città utilizzando questa disponibilità di risorse finanziarie. Questa disponibilità di risorse finanziarie verrà poi confermata e in base a questo per ogni singola opera che verrà scelta, noi siamo in condizione nell'arco di un mese di bandire le relative gare di appalto, perché sono tutti progetti esecutivi dotati di tutti i necessari nulla osta, per cui voglio ringraziare gli uffici tecnici che hanno lavorato prima, durante e dopo il Ferragosto. Restiamo a Palermo e parliamo di un nuovo episodio che porta più di una riflessione dopo lo scippatore, lo ricorderete, protetto dai clienti di un pub della Vuciria. Tafferugli tra una decina di residenti del quartiere Ballarò e i vigili urbani in piazza Villena, nel pieno centro storico di Palermo. Gli agenti stavano sequestrando due bici elettriche che non erano autorizzate a circolare quando sono intervenuti amici e parenti dei proprietari dei mezzi che hanno cercato di bloccare il sequestro. In soccorso degli agenti sono arrivate volanti di polizia e carabinieri. Alcuni dei giovani intervenuti nella rissa sono stati condotti in caserma per essere identificati e denunciati.
Il TG Med vi ricorda anche oggi il numero grazie al quale è possibile contribuire attraverso un SMS o una telefonata da 2 euro a favore delle popolazioni colpite dal terremoto. I fondi verranno versati in un conto aperto presso la Tesoreria Centrale dello Stato in favore della Protezione Civile, che poi li trasferirà alle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo. Sono 10 i milioni di euro raccolti fino a questa mattina. In tutti i traghetti, agli scafi o imbarcazioni delle compagnie Caronte Tourist e Liberty Line, che collegano Sicilia e Isole Minori, verrà proposta la prima campagna promozionale dei prodotti dell'agroalimentare siciliano. Ai turisti verranno offerti i prodotti tipici che hanno reso la Sicilia famosa in tutto il mondo. È uno sforzo non da poco. Gualtiero Sanfilippo. Passito di Pantelleria, fico d'India e arancino, con la O, visto che loro sono del messinese, l'hanno sempre chiamata così, l'arancina. Questi sono parte dei simboli della Sicilia, li incontri, li riconosci in tutta l'Italia, per questo non c'è niente di meglio per un turista di assaggiarli prima di toccare il suolo siciliano. E quindi quale posto migliore di un'imbarcazione per una vetrina agroalimentare? Infatti ci è piaciuta da subito questa iniziativa, perché alla fine noi trasportiamo 3 milioni e mezzo di passeggeri l'anno sui nostri mezzi. E quindi quale migliore opportunità che quella di sfruttare i pur limitati spazi degli aliscafi per far conoscere ai turisti l'agroalimentare siciliano. Il ferry boat è il posto dove tanti hanno assaggiato per la prima volta un arancino, essendo messinesi, e unendoci con un'azienda di Ragusa che fa questi stampi per arancini che rendono facile farlo, abbiamo realizzato un kit, l'arancino del ferry boat, che è un altro, è il primo prodotto tipico che verrà venduto sulla nave, in modo da fare assaggiare le nostre specialità non solo già preparate, ma consentendo al turista, al cliente, a chiunque sia, di prepararsele a casa portando un ricordo della Sicilia. Noi vogliamo, attraverso la tipicità dei nostri prodotti, valorizzare il territorio. Infatti il territorio è anche il nostro mare, cioè la cultura del mare, la cultura attrattiva che le nostre isole hanno nei confronti di milioni di persone che la raggiungono ogni anno. Quindi partiremo in via sperimentale già nel corso di questo anno, sperando che già il prossimo anno sarà un'attività a regime, per valorizzare al meglio, attraverso, diciamo, la donazione di un fico d'India piuttosto che di un bicchiere di vino o un pezzo di pane e olio, che sono alcune delle caratteristiche delle nostre produzioni, dai grani antichi alle olive che vengono, alle diverse varietà di olive che vengono prodotte nel nostro territorio, dal passito di Pantelleria ai vini più variegati che si producono in Sicilia. Insomma, vogliamo offrire il meglio del volto della Sicilia a chi visita la Sicilia. Non riapriamo la diatriba tra arancino e arancina, parliamo invece di spettacoli. Stasera la Passerete Friscia è il titolo dello show che Sergio Friscia porterà in scena. Questa sera alle 21.30 al Teatro di Verdura, nell'ambito della rassegna di appuntamenti organizzata dalla Agave Spettacoli di Andrea Randazzo, insieme allo showman siciliano Valeria Geraci e tanti altri artisti. E c'è un appuntamento d'eccezione con uno dei gruppi storici della musica italiana, tra gli interpreti più raffinati della stagione del rock progressivo. Giovedì 1 settembre alle 22 la PFM, la premiata Forneria Marconi, sarà in concerto ad Alimena nel Palermitano, in chiusura della seconda edizione del Soundscape Festival. La PFM, guidata da Franz Di Cioccio, proporrà un'antologia dei suoi brani storici. Tra un attimo, dopo la pubblicità, la pagina del TG Med Sport. Un'anticipazione, perché parleremo subito di Mario Balotelli, un'anticipazione con Gianluca Rubino. Buongiorno Luigi, secondo il tabloid The Sun sarebbe praticamente fatta per il trasferimento di Mario Balotelli al Palermo. Parleremo anche del botta e risposta tra Frank Cascio e Daniele Fagione a proposito di mercato, il tutto quando mancano meno di 36 ore alla chiusura delle trattative. Di questo e di molto altro parleremo subito dopo la pubblicità. XL, l'approfondimento sportivo in radiovisione su Radio Med e TRM, canale 13 del digitale terrestre. Con Luca Tutone e Alessandro Amato, tutti i lunedì alle 13.45. XL.
News, eventi, classifiche, notizie, www.radiomed.fm. Il nuovo sito. La tua pubblicità su TRM 13, Med 1, Med 2, Radio Med. Un saluto dalla redazione sportiva, parliamo subito di Palermo e di calciomercato perché secondo il tabloid The Sun l'ex centravanti della nazionale Mario Balotelli sarebbe pronto a vestire la maglia rosanero. Ultima cena inglese per Mario Balotelli, Palermo si avvicina. Questo è il senso del titolo del Sun, nelle prossime ore si attendono sviluppi. Intanto torna a parlare Frank Cascio che dice il Palermo si muove seguendo alcuni nostri desideri, secca la smentita del direttore sportivo Daniele Faggiano, il tutto quando mancano meno di 36 ore alla chiusura delle trattative. Ci fa il punto Alessandro Amato. Sono caldi gli ultimi giorni di agosto, il calciomercato sta chiudendo e le trattative per la cessione del club potrebbero registrare un'accelerata. Faggiano e Zamparini a Milano stanno provando l'impossibile. I bookmakers inglesi considerano probabile il trasferimento di Balotelli al Palermo. La quota in 10 giorni è passata da 12 a 1,60, mentre Liverpool continua ad essere perplesso. Pagare 4 milioni e 800 mila euro di ingaggio a Balotelli per farlo giocare nel Palermo non è un'operazione conveniente per il club inglese. La sola prospettiva di rilanciare il giocatore non basta. Al Palermo viene chiesto di pagare almeno 2 milioni e mezzo, una cifra fuori dalla sua portata. Sul fronte societario i cinesi dovrebbero dare a Zamparini una risposta e proporre un'offerta di acquisto. Decideranno cosa fare tra domani e giovedì. Sembrano interessati, così come Cascio, che però ieri è andato in collisione verbale con il club rosa. Ha spiegato di aver messo lo zampino nelle ultime operazioni di calciomercato ed è stato smentito da Faggiano. La sosta del campionato dà spazio alle trattative, alla propaganda e alle frecciate. È normale che accada quando in mezzo alle parole ci sono anche decine di milioni di euro. Per TG Med Sport, Alessandro Amato. Adesso invece andiamo ad ascoltare le parole del direttore sportivo Daniele Faggiano, ieri ospite del nostro approfondimento TG Med Sport XL. Mezze parole. E possono fare saltare una trattativa, per cui una cosa in più, una cosa in meno. Io su Balotelli non voglio parlare, io ci sto lavorando, e non da quando lo sapete voi, da prima, e continuerò a lavorare. Forse mi diranno o non vorremmo perché non potremo o non possiamo farla, è un altro discorso, però a me io non parlo su questo argomento. Io parlo quando dopo i giocatori hanno detto sì e dopo che firmano, perché sì, poi dal sì alla firma ce ne basta. Vi siete dati qui comunque oggi sono una... un po' più tranquillo perché Diamanti è arrivato in trust, è arrivato tutto, è arrivata la rescissione con Guizzu, lo stesso Bruno Enrique ha firmato 10 giorni fa e sono tranquillo che sono giocatori nostri, ma fin quando non firmavano sono tutte chiacchiere e a me io non sono abituato così. Ok, vi siete dati una scadenza per la pure che è uscita questa cosa di Balotelli. Vi siete dati però una scadenza della serie sia con l'entourage del calciatore che con il giocatore stesso di dire no. Quindi lo aspettiamo fino alla fine. Non aspettiamo perché io devo capire l'intenzione di venire. Noi io Diamanti quando ci ho parlato 20 giorni fa avevo visto che da 20 giorni che voleva venire, lo stesso Mario penso che voglia venire, ma c'è tante situazioni che è una situazione più complicata questa. Da un protagonista ad altri due appena giunti, andiamo a sentire quelle che sono state le prime impressioni di Bruno Enrique e Alessandro Diamanti, da ieri a tutti gli effetti calciatori del Palermo. Sì, sono molto contento del risultato. La squadra è rimasta molto compatta, unita e ho giocato decisamente un buon match. Voglio entrare subito nelle idee dell'allenatore ed ambientarmi il prima possibile al calcio italiano. Sì, sono molto felice. La trattativa è durata oltre 3 settimane ed ero molto ansioso perché avevo tanta voglia di venire a Palermo. Adesso è tutto risolto e sono contento di essere qui. La città è molto bella. Ho avuto poco tempo per vederla e visitarla, ma per quello che ho visto è certamente una città molto calda. E questa è una buona opportunità per me. Il mio obiettivo è quello di fare bene qui al Palermo e fare tutti insieme un bel campionato. Come tutte le cose, è nata una quindicina di giorni fa e poi il presidente e il direttore hanno
con la mia volontà abbiamo chiuso molto, molto facilmente. Non mi sono mai fissato obiettivi, non ho mai, e non mi piace neanche parlare di obiettivi. Io penso a me che io debba lavorare insieme alla squadra, mi metto a disposizione del mister, dei compagni, di tutti, e cerco di fare il massimo. Ringrazio, però tanto parlare serve a poco a questo gioco, bisogna rendere l'affetto in campo con le prestazioni e con l'impegno. La piazza è bellissima, sono attaccati alla squadra, ho tanti amici che hanno giocato qua e so che sarà una bellissima avventura, non vedo l'ora, dai. Adesso parliamo di Serie A, perché la gara Sassuolo-Pescara, terminata 2-1 per gli emiliani, verrà omologata dal giudice sportivo con il punteggio di 0-3. Il club neroverde paga l'anomalia riscontrata a proposito dell'impiego del calciatore Antonino Ragusa in campo negli ultimi 20 minuti. Il tesseramento di Ragusa è avvenuto dopo la consegna ufficiale dei 25 della Rosa del Sassuolo alla Lega Calcio. Per inserire il nuovo acquisto, il club ha dovuto sostituire un giocatore precedentemente inserito. In questo caso bisogna inviare una PEC, ovvero posta elettronica certificata, alla Lega Calcio per l'avvicendamento. Il Sassuolo sostiene di averla inviata, la Lega di non averla mai ricevuta. Il club di Squinzi presenterà ricorso. Pertanto la nuova classifica vede Genoa, Juventus e Sampdoria con 6 punti, Pescara, Roma e Napoli con 4, Torino, Chievo, Lazio, Fiorentina, Milan, Udinese, Bologna e Sassuolo con 3 punti, Palermo, Cagliari e Inter con 1, Atalanta, Crotone ed Empoli a quota 0. Parliamo di Serie B, andiamo ad ascoltare quelle che sono state le impressioni del tecnico del Trapani Serse Cosmi dopo il pari conquistato in casa del Novara. La classica partita di agosto, dove le squadre dimostrano di avere la voglia di vincere una partita, però nello stesso tempo ancora non hanno quella solidità tattica e mentale e psicologica per poter interpretare la partita come magari le due squadre faranno, mi auguro, soprattutto per noi, tra qualche tempo. Quindi nessuna delle due meritava di perdere, però nessuna delle due meritava di vincere, perché quando tu fai errori così gravi come per esempio abbiamo fatto noi, solitamente in questa categoria le partite li perdi. Chi vorrà andare via lo farà, deve avere le palle per dirlo, non attraverso le lettere ma attraverso la propria voce, e dire: io voglio andare via da Trapani, che non è un delitto, è legittimo nel momento in cui tu lo dici. Nel momento in cui fai finta che ti scarica l'allenatore, che allora non mi sta più bene quella situazione. Per quanto riguarda lo sport è davvero tutto. La conclusione del telegiornale affidata al direttore Luigi Perollo. Grazie a Gianluca Rubino. Noi come sempre vi invitiamo a dare un'occhiata ai programmi sulle nostre reti per la giornata di oggi. Adesso c'è poi il meteo per questa seconda parte di giornata e vi ricordo che il TG Med torna puntuale come sempre alle 20:30.